Questa escursione al Monte Zovo inizia a un centinaio di metri prima di raggiungere il rifugio de Do, un piccolo parcheggio situato sulla destra che guarda direttamente verso la Val di Gon. Ed è direttamente dal rifugio de Do, a 1862 metri, che parte il sentiero 165A in direzione del Monte Zovo. Ed è man mano che salgo in direzione del Zovo che si ampliano le panoramiche verso il Comelico. Il tempo sta cambiando, infatti le previsioni per oggi non sono favorevoli per una lunga escursione in alta montagna, è per questo che per questo sabato ho scelto questa facile passeggiata, questa facile escursione in vetta al Monte Zovo e alla scoperta dei territori e dei boschi che fanno parte di questa quest'area geografica, per cui speriamo tenga il più possibile e non c'è limite alla speranza, no? Ed arrivare in vetta al Monte Zovo direttamente dal rifugio de Do è questione di una quindicina di minuti. Scendo leggermente in direzione del rifugio de Do, a questo bivio però tengo sulla mia sinistra in direzione del Sasso Grigno. E questa la posso benissimo definire una piccola oasi di pace e di tranquillità. Basta chiedere a chi di dovere e un po' di sole per temperare un po' questa giornata.
È un'escursione molto semplice, dedicata a chi vuole trascorrere alcune ore immerso nella pace, nella tranquillità, fuori da tutto e fuori da tutti. Quindi dal rifugio de Do in circa 15 minuti si è in vetta al Monte Zovo e dal Monte Zovo stesso in circa 15 minuti di facile passeggiata si è alla croce di vetta di questo monte,